Una vecchia gloria sulla panchina e un vecchio dirigente che no, non va più via. Settimane di voci, ipotesi, addii, per poi ritrovarsi al punto di partenza. Succede anche questo nel Città di Brindisi, dove sembra essere ormai sciolto il nodo allenatore. A guidare i biancazzurri nella stagione 2012-2013 potrebbe essere Mino Francioso, nome tornato in voga proprio in queste ore, dopo la riapertura di una trattativa che sembrava ormai tramontata. Sul fronte societario, invece, si registra il passo indietro, mezzo a dire il vero, di Roberto Galluzzo che, dopo aver annunciato il suo disimpegno, sembrerebbe averci ripensato. Niente più addio e posto in società ancora saldamente suo. Nelle prossime ore potrebbe esserci la conferma ufficiale. Pronto a firmare invece Giuseppe Negro, ex Francavilla, che sarà il responsabile del settore giovanile. Tutto fatto anche per il consulente di mercato. L'incarico sarà ricoperto da Giovanni Tateo, agente FIFA di sicura competenza. Il Città di Brindisi della prossima stagione, insomma, comincia a prendere forma.